Buonasera, buonasera a tutti quanti, siamo ritornati. Allora mettiti bene là. Sì, sì. Capo, allora ci fai due dosi qua per piacere? Sì, sì. Ecco qua. Ma non bianco, non bianco, non bianco. O nero o rosso, o nero o rosso, ma non bianco. Insomma, guarda, senti, stamattina ero in bagno, no? Vado in bagno io la mattina, vado in bagno mattina e sera, più o meno, no? Insomma, sono lì in bagno, sai, mentre sei lì che... mi viene su, che mi, sono lì, ero lì che mi domandavo, ma è meglio fare una figura retorica o una figura di merda? Ah, fammi piacere, dai, amici in ascolto, ben ritrovati a Uomini sulla Piazza, il vostro angolo dello sport. L'uomo giusto al momento giusto, nel posto giusto. La vostra squadra ha problemi di reti, non riuscite più a fare il risultato. Bene, noi abbiamo il prodotto che fa per voi. Signori, il prodotto di oggi è straordinario. Facciamolo subito entrare, eccolo qua. Signori, cosa vi dicevo oggi? Parliamo di hockey. Prodotto di oggi, come okay. Si chiama? Come si chiama? Ramiro Besa. Quanti anni ha? 33. Ancora un prodotto semi-nuovo. Si parla di un prodotto semi-nuovo, praticamente nuovo. Che caratteristiche ha, Besa? Che mi piace prendere il dischetto e metterlo in rete con la mazza. Parliamo di un prodotto fisicamente ancora integro. Sì, mi sono sbrissato via un po' di volte sul ghiaccio, però... Come mai questa passione, Besa? Il casco! Come mai questa passione per il mondo affascinante dell'hockey? Perché mi piace il gioco di squadra! Poi con i patini, scivolare, poi essere il leader della squadra. La squadra sta perdendo 5-2, però Besa con un guizzo fa un gol, ne fa un altro ancora. La passione. E campioni d'Italia! Bravo Besa! La passione che sgorga spontanea. Signori, un uomo che ha fatto del talento, suo unico scopo di vita, che sin da piccolo ha sentito questa attrazione quasi morbosa per il mondo dell'hockey. No, diciamolo. No, è il talento. È che da piccolo avevo una ragazza che mi piaceva tanto, lei andava matta per la scena, sai, di Charlie Chaplin che patina e col bastone fa i scherzi ai clienti. E allora io ho cominciato a imitarlo e allora ne ho approfittato e mi sono avvicinato all'hockey. Straordinario, signori, un campione che può essere a casa vostra per una modicissima spesa. Signor Besa, quando ha capito di essere diventato veramente un campione? Quando ho preso queste pillole qua, lì sono diventato imbattibile. Pensi che sono diventato meglio di Charlie Chaplin a fare i scherzi col bastone agli arbitri? Straordinario. Poi giù, puoi far finta di cadere. Straordinario. 9.999 euro. Questo campione a casa vostra, pagabile anche in comode rate. Qualche altra caratteristica? Sì, c'ho anche la patente della corriera, che se serve io guido la squadra. Bene, signori, per i trasferimenti. Un affare. 2.999 euro in un'unica soluzione, senza soluzione di continuità, in un'unica rata oppure in più rate, come volete. Campione di hockey e insieme anche un autista. A casa vostra, in omaggio, le prime telefonate, anche una pancera, perché non si sa mai. Siccome la maglietta è un po' corta, se me ne dà a me una, perché col freddo... Arrivederci. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie, Besa. Grazie. Scusa,
scusa che ti interrompo. Mi pare ha fatto Perù. Ha fatto anche bene. Era la comparsa di Perù. Bravo. Oh, 5.800 comparse. Era Cinecittà in forma e lavorava, c'è il lavoro che lavora. Mio padre ha organizzato a falange romana. Mi fa venire le ate sui genoni, si è finito, che ti ti è pronto. Maria, cosa l'ha che c'ha qua? Sta gente, ciao, va bene. Buonasera, benvenuti al corso pratico veneziano per stranieri. Anche quest'oggi affronteremo una frase, no, da imparare, caro Mammolo. Caro Mammolo, Gianni, Giovanni, impareremo una frase che tu, una volta arrivato a Venezia, dicendola. Da quando ha chiuso Cinecittà riceverai le simpatie da parte degli autoctoni che siamo gli altri, no? Ho capito, della nostra Repubblica. Ho capito, ho capito. Professore, da quando ha chiuso Cinecittà, da quando non fa più i film storici, io sono la fame. Maria, io sempre devo fare la guida che fotografia davanti al Colosseo. Ma sta buon, dai, ora... Io domattina alle 6 sono davanti al Colosseo. Aspettate, ancora? Aspettate, ma è tutti i giorni? Di croati, di cechi, di cechi slovacchi. Ma non ti sei... Che cazzo è? Lavoro, sei starghettato. Se c'è sta qualche ragazza, qualche... Ti meni a su sta in sta maniera. Qualche signore. Dai, ora... Io ho la casa da sistemare. Una donna che sappia stirare, sa me posso lavare. Me la domandasse, mi interessa. Ti interessa? No, non mi interessa niente, siamo qua per altri motivi. E ora spiegheremo questa famosissima... Una volta frase, mo studio. Frasi che si dice, no? Professore, mo studio, mi impegno, studio. Bravo, e sarei anche ora, perché se ormai dire peggio, vuoi riparare. Comunque, ti detrio camminare per Venezia, no? Diciamo... In campo San Polo di camminare, no? E a un certo punto, no? Siamo nel periodo carnevalizio, appena passiamo. Professore, scusa. Mio padre. Non mi interessa niente, l'assalto ora di Cartagine. Le comparse dell'assalto di Cartagine, ha fatto mio padre. Maria, non sei mai morto. Poteva anche. È morto. C'è un cartaginese giusto. E ora diciamo che a Carnevale Venezia si riempie di persone, si trasforma. Arrivano personaggi da tutto il mondo, no? A vedere il Carnevale di Venezia, che è antico. È dai tempi che si fa il Carnevale a Venezia, si girava con le maschere. Prima anche, prima si faceva a Roma, però. Prima a Venezia si faceva. E ora ti sentivo camminare, no, in campo San Polo, a un certo punto, no, ti vedi dentro un negozio. Dentro un negozio che è a musica. Dentro un negozio e si trovo a fare un festino, una bella festa, no? E ora ti vergi la porta, no? Porta del Viero, così ti guardi dentro, c'è una roba, un spettacolo, ti capisco, no? E ora ti esprimi questo tuo stupore con questa frase, no? Mazza, dentro, no, ma è ammazza, ti vergi la porta e dice: Tita morti, sei pieno di mona. Ed è pieno di belle donne, di ragazzotte. Ecco, anche gnocca. Traslato in veneziano, in veneziano si dice: Tita morti, sei pieno di mona. Capito? Tita morti. No, Tita morti. Tita morti. Se piende gnocca. Se piende mona. Se piende mona. E tirate su, sempre così stanco, sposato. Stanco, e tirate su. Perché cada essere. L'espressività è data anche dal corpo. Tita morti. Ma ti ha essere arrogante, no? È il tuo stupore interno che ti fa dire. Tita morti, se piende mona. A che cazzo? Piende mona. Non sono capitato. Dopo ti dice: non posso fermarmi, mi dispiace. Dei due. E ti va a dire.
via di Giappi Sreni di Toni a Roma, no, e di al Colosseo, aspettare il Dio su. Davanti al Colosseo. Voglio fare foto. Fai foto. Vuoi fare foto con noi? Ah, è una foto. Ma fammi la foto. Giancarlo, devi star buono, la schedina la gioco dopo. C'è un reportage. Reportage sulla terza età. La nostra. È tua, io mi sono ancora giovane. Siamo coscrete, dai. Guarda, la terza età va rispettata. Abbiamo i nostri ritmi. Ma no, devo dire che invecchiare può anche essere bello. La tua maturità. E poi io penso che sinceramente anche avere a fianco qualcuno senza una moglie, voglio dire, sarebbe una vita vuota, no? Sì. Almeno con la moglie a fianco è un incubo. Sente che è un incubo sul serio. Ma due dosi qua per piacere. Due dosi. La moglie a fianco. No, di questo colore qua. Ecco il nostro incubo anche qua. Lui è il nostro incubo. Sì, a casa, a casa ne abbiamo uno e poi ne abbiamo un altro. Allora andiamo tutti in incubatrice, no? Dai, su. Buongiorno, no? No, Bianco. Ah, no, Bianco. Dici che tu. No, Bianco. Dì, no, rosso, Bianco. Rosso, o rosso. O nero. Nero. No, no, come si scrive?